Salve a tutti YouTubers, qui è Carico84 e benvenuti su Subnautica. Me l'avete consigliato in tanti questo gioco e me lo sono procurato. Ho già guardato qualche video un pochino sul come funziona il gioco e la musica è piuttosto alta, ma non ci sono le opzioni. Si tratta di un gioco in Early Access nel quale noi con la nostra astronave atterriamo su un pianeta acquatico al 100% formato d'acqua. Ed è tutto ciò che so, sostanzialmente. Ora, abbasserò il mio volume manualmente col tasto della tastiera e probabilmente lo editerò off screen. Il motivo per cui non c'è un black screen alle mie spalle è che mi impiega veramente tanto tempo a renderizzare quando uso il green screen e al momento sono un pochino in ritardo con la scaletta dei video che mi ero proposto perché ho avuto dei, chiamiamoli, problemi in vita reale e quindi c'è addirittura la possibilità che per uno o due giorni a breve non ci saranno video per uno o due giorni di fila, eccetto The Witcher o la caterva di video fatte, quello continuerà a uscire. Divertitevi, nessun problema. Comunque, iniziamo. Nuova partita, ragazzi. Freedom Mode. Devi gestire l'ossigeno ed stare attento con le creature pericolose. Survival. Raccogli cibo, acqua e imperativo. Hardcore. Iniziamo col Freedom, vorrei prima vedere com'è questo gioco prima di ammazzarmici, soprattutto perché immagino che essendo un alfa, un early access, non sarà così perfetto il survival. Iniziamo col Freedom e andiamo con calma. Questa è la nostra nave. È andata, ci siamo fatti particolarmente male. Magari riesco anche a replicarla. Century, humanity is beginning to colonize space. Before colony ships arrive, habitation vessels are appointed terraforming missions. The Aurora was one such vessel. During its descent, the Aurora was struck by a mysterious energy pulse, resulting in catastrophic hull failure. A single life pod jettisoned prior to impact. You were in that life pod. Questa non me l'aspettavo. In pratica siamo nel nostro live pod che ci siamo salvati. Questo è il nostro corpo. Già me lo vedo con l'Oculus Rift. E qualcuno ci ha sparato. Noi eravamo venuti su questo pianeta per fare il terraforming, per renderlo abitabile per gli esseri umani. E sostanzialmente siamo stati attaccati. Oh, bene. Allora, usi il fabbricator. Risorse, elettronica, material. Un po' di lag. Sto giocando in ultra, sia chiaro. Vediamo. Mouse sensitivity, abbassiamola perché è veramente terribile. Ecco, così mi va già molto meglio. Vediamo un po'. Inventario. Blueprint. Ok. Chiuso, non c'è niente vuoto. Fabbricator, però. Machine. Non abbiamo assolutamente nulla. Esattamente. Non abbiamo proprio nulla. Perfetto! Allora usciamo. Non trovavo la telecamera, scusate. Hop. Ok. Ok. È la giuccia della terra. Pluff. Ok, quella è la nostra nave che è cascata. E ora la possiamo raggiungere perché a quanto pare fino a prima dell'ultima patch non era possibile avventurarsi. Col destro, ok. Ho pick up.
Che no 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 no. Amico. Limestone. Allora. Non ho la più pallida idea di cosa devo fare, come farlo, ma ok. Exit, escape, all... ah, da sotto. No, io vorrei... equipaggiamento. Abbiamo qualcosa che possiamo costruire oppure siamo proprio senza niente? Siamo completamente senza nulla, senza equipaggiamento, non possiamo fare niente. Io ho visto i video con gente che saldava e riparava le cose. No, a quanto pare no. Ok. Ok, ho preso qualcosa. Quei cosi laggiù mi spaventano tantissimo. Ho raccolto della roba. Ok, sto iniziando a capire. Ci sono tante cose da raccogliere. Vedo cose qua sotto. Cos'è questo? Uno, aiuto, aiuto, aiuto! Ok. Ok. Ragazzi, e siamo praticamente nella modalità facile, eh? Allora, vediamo un pochino che cosa abbiamo raccattato, se possiamo costruire qualcosa. No. Macchine. Niente. Ho trovato del copper. Ma non mi interessa lo storage. Allora, materiali. Non ho nulla di niente. Ok. Simoth fragment. Blueprint. Mamma mia, ragazzi, quanta roba che... è un casino. Allora, io direi di iniziare a girare a caso e vedere un po' cosa riusciamo a trovare, perché non so quanto faremo con quel poco ossigeno che abbiamo, ma magari qui trovo qualcosa. Vediamo un po'. Vedo una Big Coral Tube. Grosso tubo di corallo. Sono d'accordo che è un grosso tubo di corallo. Allora, per ora possiamo stare solamente nella superficie, ma... scrap metal. Lo scrap metal serve sempre. Oh, ok. Sto iniziando a prenderci la mano, ragazzi. Ah? Ok. Ora, non devo perdermi, devo sempre ricordarmi che è laggiù la barca, non devo allontanarmi. Altro scrap metal, vedo. Posso raccogliere la sabbia? Addirittura! No, credo. Scanning the aurora, zero life signs detected. Lethal radiation levels detected. The main drive core has malfunctioned. The primary dark matter containment field has dropped to 36% amplitude. Continuing to monitor. Ah, praticamente è il... la nave ha il core che si è spaccato. Beh, immagino che funzioni con un reattore nucleare, una nave del genere, quindi... ha senso, ha senso. Oh, me l'aspettavo molto più, vai, crea quello che vuoi. Comunque, vediamo un po', allora, cosa possiamo fare adesso? Assolutamente niente. Inventario. Titanio.
Wow. Posso... voglio farne dell'altro. Ok, ora cosa posso costruire? Un tubo! Che cosa me ne faccio di un tubo? Niente. Ok, devo... Devo recuperare tutto, ma... vedo delle casse, vedo delle casse. Ok, non so che cosa ho preso, ma... sicuramente mi sarà utilissimo... alla mia sopravvivenza. Ok, ho preso anche dei funghi. Credo che si stia facendo addirittura buio. Quindi addirittura il ciclo giorno-notte, ragazzi. Non so se mi spiego. Wow, mi piace questa cosa. Anche se, avanti, sappiamo tu... Creep! Ok! Terrore puro. Yeah! Perfetto, direi che ce ne andiamo. Prima di fare una brutta fine. Ok. Hop 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 hop. E... qua. Ok, siamo nel nostro... coso. E probabilmente non abbiamo raccolto niente di utile, ma va bene, allora. Ho questo inventario, come faccio... sto cercando di capire, eh. Ah, lo storage è qui. Ah, scrap metal. Credo di aver capito. Allora, intanto vediamo se possiamo costruire materiali. Facciamo titanio su titanio, perché credo che non possiamo fare nient'altro. Elettronica. Vediamo se posso costruire qualcosa. No. Copper ore. Ancora titanio. Ok, vediamo che altro possiamo fare. Equipaggiamento. Pipe. Oppure... mi serve del vetro per... ah, il tank è la... ho capito. È la maschera. Oh, wow, 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 wow. Oh! Che è successo? Qualcosa ha colpito la barca? La... ma cosa sono quelle piante? Da dove sono spuntate? Wow. Ok, ragazzi, allora ci vediamo tra un attimo appena fa giorno, perché ho idea che sarà pieno di mostri assurdi a quest'ora della notte, non ne sono voglia di uscire. E... esploriamo un po' in giro. Non voglio ancora andare nella nave principale, perché credo... è una cosa che hanno aggiunto di recente. Sono curioso di vedere un po' tutto il resto prima di andare nel... al piatto forte. Ma adesso cercherò di pacioccare un pochino qua e vediamo se riesco a fare qualche cosa. Ok, gente, siamo riusciti a superare la notte. Io sono abbastanza sicuro che una qualche creatura gigantesca mi abbia colpito la nave durante la notte. Comunque, ho creato dei tubi che mi passano attraverso la mano, ma va benissimo, e a quanto pare servono per respirare. E ho trovato all'interno del nostro modulo di salvataggio, sostanzialmente c'era una nave, non una nave, che cavolo sto dicendo. Ehi, non fate... oh, mamma mia! Stavo dicendo, c'era... una bombola di ossigeno, che come potete notare... mi ha permesso di... avere un prolungamento del tempo che sto in acqua. Ora... no, 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 pubblica, ok. Ah, col destro li piazzo, perfetto, ok. Sta andando, sta andando, sta andando... e noi verremo divorati con tutte le probabilità comunque. Che figo! Ok. Mi piace questa cosa. Ok, allora. Raccolta materiali. Frammenti di qualche cosa.
stammi lontano, amico. Non ti voglio bene. Ho visto che c'è anche tipo un glider, si chiama, serve per girare, per andare più rapidamente all'interno della, dentro l'acqua, per essere più veloci, ma per ora non lo voglio usare slash sprecare. Ok. Ok, forse sto facendo un'enorme cavolata, perché ho idea che qua sia tipo il nido di qualcosa. Oddio. Dov'è il mio coso? Ah, mi sta seguendo. Ok. Oh cielo. Ok. Wow. Ok, allora, quando un gioco che non dovrebbe essere horror ti riesce a mettere paura, è sulla buonissima strada per essere un gioco di successo. Lingottone di titanio, perché why not? E apriamo qui, che è dove ho trovato l'altra roba, e vedete, mi libero. Simod Fragment. Vedete qua l'oxygen tank, e questo è il Sea Glide, che a questo punto... Ce l'ho direttamente... Perfetto! E per ora... Via. Ok, abbiamo... Così non perdiamo niente. Meno robe perdiamo, meglio è. Vediamo come funziona sto Sea Glide. Ok. Siamo super velocissimi, ragazzi. Va che roba. Ah, questi sono quelli che scoppiano. No. Bastardi. Ok. Non mi sono più esplosi in faccia. Perfetto. Ok. Mi servono pezzi della nave, c'è niente da fare. Cos'è sta cosa? Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Figata! Sono delle cose che fanno tornare a galla i relitti, queste. Fighissimo! Sta di nuovo facendo buio, quindi io raccolgo ancora metallo. Mi piacerebbe raccattare anche altra roba, sinceramente. Però non c'è altro. Non posso neanche uccidere i pe... No. Non esiste che mi avvicina quella roba. Ma neanche. Ok. Wow. Allora, abbiamo raccattato un bel po' di roba. Siamo al 38% di energia del nostro veicoletto qua. E posso creare il silicone di nuovo. Ancora? No, solo uno ne ho potuto fare, peccato. Ma va bene così, va bene. Sento che ora possiamo costruire un tool, un knife e una flashlight. Mi piace il knife. Macchine nessuna. Dov'è? Allora, computer chip, se lo volessi. Allora, mi serve la tuta antiradiazioni per andare alla nave, perché credo che la materia oscura produca radiazioni. Ho questo presentimento. Rebreather, ignore, depth. Uh.
Pardon. Io ce l'ho un wiring kit qua. Ok. Fammi vedere un attimo, amico mio. Tools. Macchine, no. Welder, builder, flare, air breeder. No. Dove cavolo era? Questo. Ah, perché ho l'advanced wiring kit e non va bene per... Ok. Come volete voi, mi faccio il coltello a sto punto. O aspetta... Non lo so, non so che cosa fare. Facciamo altro titanio. Prima di decidere, intanto ci penso un po'. Ok, allora ci ho pensato un pochino e voglio provare a usare... Readings from the Aurora show severe instability in the primary drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state in T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, forse dovevo andare immediatamente sulla nave, vero?